abbiamo organizzato questa conferenza stampa perché a nome del Comitato in Treno della Memoria, il CGL e CGUI della provincia di Cremona, anche quest'anno partiamo insieme agli studenti del liceo Manin e a lavoratori attivi e pensionati. Partiremo il 23 di marzo, con noi sarà presente anche l'assessore Rosita Viola del comune di Cremona, e oggi in modo particolare vogliamo ringraziare l'ingegnere Alberto Carutti, che ha caratterizzato e caratterizzerà molto questo viaggio 2017 per la presenza appunto e per il ritorno del violino della Shoah ad Auschwitz. Lascio la parola a Donata Bertoletti per il coordinamento regionale, Comitato regionale CGL CGUI in Treno per la Memoria. Sì, allora il viaggio di quest'anno, come è stato anticipato, ha questa straordinaria novità che riporta il violino della Shoah, lo riporta ad Auschwitz, perché da lì è stato riportato, è stato portato prima da Eva Maria e da Renzo, suo fratello, come prigionieri di Auschwitz. Eva Maria non è più uscita dal campo, ma Renzo invece è riuscito a riportarlo fuori. C'è una bellissima storia dietro questo violino, ma lascio all'ingegnere Carutti poterlo raccontare. Sta di fatto però che il viaggio di quest'anno, CGL CGUI Lombardia, il comitato, ha deciso proprio di caratterizzare e approfittare di questa straordinaria occasione. E proprio perché il violino ritornerà a suonare ad Auschwitz, ha messo come tema dominante del viaggio la musica nei campi. Concentramento. Sicuramente, come del resto anche il campo, e cioè questa, la situazione dello sterminio ancora oggi ci interroga e ci fa riflettere. E anche il tema specifico della musica è un tema che farà riflettere. Perché dico questo? Perché la musica, che in genere è straordinario strumento di integrazione, nei campi di concentramento e di sterminio ovviamente assumeva un'altra rilevanza. Attraverso le orchestre, perché così erano, che venivano formate nei campi di concentramento, da una parte c'era l'occasione, l'opportunità per gli internati di potersi dare una speranza di vita, dall'altra erano costretti a suonare sapendo che le persone, se ancora si potevano chiamare persone, non sarebbero. La musica è stata comunque anche uno strumento di resistenza, perché spesso anche nei campi di sterminio si è scritta della musica, si sono scritte delle parole ed è servito a queste persone a poter sopravvivere. Quindi è un'occasione straordinaria, e davvero noi come comitato regionale non potevamo che commuoverci e ringraziare l'ingegnere di questa occasione. Poi è anche diventata il momento per poter approfondire la conoscenza del violino e diffonderne la sua storia e la sua conoscenza. Vale la pena anche ricordare, sono contenta di questo, che noi innanzitutto l'ingegnere sarà a Cracovia e quindi parteciperà in parte al viaggio. Noi partiremo in treno, ma l'ingegnere arriverà. E parteciperà anche all'iniziativa di commemorazione e all'iniziativa che viene costruita dagli studenti, tutti, quindi ci saranno circa 500 studenti che racconteranno l'approfondimento, insomma, che loro hanno fatto nelle loro scuole su questi temi, e avranno anche loro, insieme a noi, l'occasione di ascoltare il violino. Quindi il giorno prima nel campo di Birkenau e il giorno dopo nella situazione collettiva con tutti gli studenti.
Chi suonerà il violino? La professionista, la musicista, professoressa Alessandra Romano, vieni, che anche lei parteciperà al viaggio, sarà a Cracovia e ci onorerà della musica. Sono molto emozionata ad accompagnare sia il treno dei tre sindacati, ovviamente con la presenza del violino che l'ingegner Caruzzi tra l'altro ha lasciato alla città quando non è in viaggio visitabile al nostro museo, insomma nelle stanze della musica. È un'esperienza che io ad Auschwitz sono già stata, non sono stata in treno, quindi sono anche emozionata per questa prima volta, nonostante abbia viaggiato molto nella mia vita. E credo che intanto che parlavate, questa storia è densa e concentra le contraddizioni umane, da un lato di fronte alla bruttezza e alla disumanità di questi campi, di quella parte di storia che mi, per certi aspetti, senza fare i paragoni impropri, anche oggi in certe situazioni riviviamo, dall'altro lato quest'uomo che con una sensibilità e una cultura e per la musica e non solo, si porta appresso di tutto quello che poteva portare in un viaggio lo strumento musicale, quindi è proprio concentrato nel bene e nel male quello che l'essere umano può fare. Quindi non posso altro che ringraziarvi per questa combinazione e i sindacati che abbiamo guadagnato e che ci sostiene, tutti quelli che hanno partecipato. Da ultimo abbiamo chiesto, se sarà possibile, non lo so, di poi poter portare come testimonianza per il 25 aprile due ragazzi, se la sentiranno, che partecipano al viaggio come intervento in piazza, diciamo, anche per dare voce sia ovviamente anche all'altro progetto del viaggio della memoria, ma anche appunto del treno della memoria, che sono quei percorsi che come amministrazione sosteniamo, perché in un treno union simbolico, ecco, arrivino anche a portare quello che hanno vissuto, che vivranno durante questo viaggio, soprattutto anche con la partecipazione del violino. Io credo che piangeremo tutti quando suonerà ad Auschwitz e Birkenau, possano appunto portare fino a Cremona queste emozioni, queste esperienze, e ci auguriamo tutti lasciano un segno, una società che non ci lascia intravedere al momento un futuro così roseo. Ecco, quindi l'ho scritto ieri anche su tutti gli strumenti, la memoria non è passata.